Vago per Theresienstadt, il cuore come un pezzo di piombo. Il viaggio termina all'improvviso, là dove si erge la fortezza. Sul ponte mi fermo e osservo giù, al di là della valle. Vorrei tanto attraversarla e rientrare ora a casa. Casa, che parola bellissima! Il mio cuore grida a gran voce. L'hanno allontanata da me e ora non l'ho più. Vado via, smarrita, stanca, con il cuore straziato dalla pena. Theresienstadt, Theresienstadt, quando la sofferenza finirà? Quando saremo di nuovo liberi? Auschwitz, evento drammaticamente reale, rimane, oltre la storia e il suo tempo, simbolo del male assoluto. Quel male che alberga nascosto come un virus micidiale nei bassi fondi delle società, nelle pieghe occulte di ideologie, nel buio accecante degli stereotipi e dei pregiudizi, pronto a risvegliarsi, a colpire, a contagiare appena se ne ripresentino le condizioni. Perché è molto faticoso testimoniare, rivivere la stessa cosa, raccontare la stessa cosa su per giù, perché non si potrà mai raccontare fino in fondo. Non si può raccontare Auschwitz e non si può neanche descrivere Auschwitz.